ragazzi, oggi ho sbloccato l'assicurazione e dovevo sbloccarla l'1 di marzo, come vi ho già detto nei vecchi video, nei video passati che ho fatto, ma non ho saputo resistere perché le giornate sono ormai, a quanto pare, sono migliorate. È passata quell'ondata forte di freddo che ha colpito qui a Brindisi, nella mia zona. Oggi c'è una splendida giornata di sole e questa mattina ho deciso di sbloccare l'assicurazione. Ho chiamato, ho fatto riattivare l'assicurazione e finalmente inizia la stagione 2021 con il mio Beverly 300. Da oggi in avanti arriveranno nuovi video e finalmente torno ad utilizzare il mio scooter. Mi aspetta un anno in compagnia del mio amato Beverly, ma andiamolo a provare dopo questi 2 mesi e mezzo di fermo. Andiamo a fare un po' di giri e finalmente posso mettere le mani di nuovo sull'acceleratore, ragazzi. Poi ragazzi, la cosa più bella di andare in scooter qual è? È proprio questa, quella di andare a visitare dei posti dove magari con la macchina o con la routine di ogni giorno non riusciamo a goderci. Quindi con lo scooter noi possiamo andare a visitare questi posti e goderceli.
ragazzi, vi do le prime impressioni a caldo dopo aver provato per alcuni minuti, dopo 2 mesi e mezzo, il mio Beverly 300. Impressione a caldo su cosa? Sul parabrezza alto che ho montato, ma che ancora non avevo testato, perché avevo fermo appunto l'assicurazione. Oggi l'ho sbloccata e ho avuto modo di testarlo in marcia. Allora, devo dire che la protezione è molto molto alta, copre davvero bene bene tutta la parte del busto fino alla testa, e è abbastanza stabile, quindi non ci sono vibrazioni mentre ci si guida lo scooter, quindi abbiamo una buona protezione, non vibra. Ovviamente è quello originale. Con questo non voglio dire che magari i prodotti di concorrenza abbiano dei funzionamenti sbagliati o che vibrino, che non vadano bene, però io vi parlo di questo qui, che è quello originale. Mi è piaciuto un sacco esteticamente, e sì, appunto, nella funzionalità è molto 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 stabile. Vi faccio vedere meglio, magari può interessare a qualcuno l'acquisto. Io l'ho acquistato direttamente dal concessionario, quindi dal concessionario Piaggio, quindi non l'ho preso online. Bene ragazzi, questo video finisce qui. Ho passato questa fantastica mattinata in vostra compagnia, comunque, diciamo così, perché ho voluto condividere questa prima uscita dopo 2 mesi e mezzo con il mio Beverly. Spero che il video vi sia piaciuto. Ho beccato proprio questa bellissima giornata oggi dai sentori di primavera, anche se ancora ovviamente non è primavera. E ripeto, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate like a questo video se vi è piaciuto, e seguitemi su Instagram, dove lì posto quotidianamente storie di quello che faccio, anche sul Beverly o sulla tecnologia. Quindi seguitemi su Instagram e non ve ne pentirete. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Commentate qui sotto su se c'è qualcosa che vi è piaciuto di questo video, se avete domande da farmi. Un saluto e al prossimo video. Ciao ragazzi!